Ciao ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su The Last Campfire. La scorsa volta abbiamo lanciato un maiale dentro la palude, non mi chiedete perché, però è finito. Ah, è là sotto. Il maiale era sparito, ma qualcosa si muoveva sotto la superficie. lo stiamo mettendo in brodo. In uno stagno fangoso, Ember pensava che il maiale apparisse meno imponente. La domanda è: ma se prima era in fondo, che si vedevano solo le orecchie, vuol dire che comunque quest'acqua è un po' alta. Se adesso è messo così, vuol dire che lui sotto sta nuotando. Come cacchio fa a nuotare un maiale? Cioè, i maiali nuotano? Alexa, i maiali nuotano? Le maiale sono in grado di nuotare. Le maiale. Oh, ciao prof, come va? Tutto a posto? Il maiale gridò felice, l'acqua sulla pelle, che sensazione stupenda, non l'hai mai provata, vero? Questo è quello che dico anch'io quando mi vado a fare la doccia. Vieni anche tu, bocconcino. No, bocconcino no, no, grazie. Sembrava il settimo cielo, ma Ember non si avvicinò più di tanto. Manteniamo le distanze, perché divoro qualsiasi cosa mi si metta davanti alla gente, perché sei un... com'è che si chiamano quei... È tipo una malattia, credo. Che devi mangiare qualsiasi cosa ti trovi davanti. C'è gente che si mangia i mattoni. Bisogna di cibo vero, ma non è rimasto niente. Ti sei mangiato tutto, probabilmente. In questo stagno fangoso fa più freddo e posso finalmente pensare. Grazie, bocconcino. Prego, bocconcino. Prego. Ah, forse gli abbiamo risolto il problema al cibo. Intanto noi possiamo andare adesso avanti. E io non mi ricordo però se abbiamo lasciato qualcosa da qualche parte oppure possiamo andare tranquilli. Perché sta cosa mi puzza. Infatti anche tornando indietro, vedi, ci sono i diari del viaggiatore. Un antico trono vuoto, nessuno rimane a guidare o proteggere, ma non ci importa. La mia compagna si ripara con me ora. Non possiamo aiutare ciò che è rimasto indietro. Io un giorno capirò magari chi scrive queste cose. Oh, questo? Questo si può buttare giù. Ah, tipo questo che si può spostare tranquillamente in questo modo? Ci fermiamo al calore di un altro fuoco. Gli spiriti guardiani ci provocano, chiedendoci cosa speriamo di risolvere. Non capiamo la domanda. La mia compagna è silenziosa. Tra l'altro, fammi vedere una cosa. Proviamo. Ok, grazie. A salire sul maiale. Senza naturalmente farlo negare, perché io dovrei andare da questa parte. E c'è una catena da poter buttare giù in teoria, ok? Questo dovrebbe essere una scorciatoia per poi andare di là. Allora, io non so se di qua andiamo avanti. Il bordo del pantano. Eh no, questa è una zona nuova, raga. Qua ci sono altre due scatole del diario dei viaggiatori, ma non so se dovrei. Cioè, dovrei essere qui, ma più avanti forse. Mi scordo un sacco di cose. Perché trovo maiali che si sono cappottati in giro? Vedete, anche tipo questo pezzo qua. Questo pezzo qua, dove devo metterlo? Questo lì, per forza. Oh, aspetta, 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 aspetta. Dimmi che qua c'è qualcosa che mi interessa. Fa chi è? Che in realtà è un diario del viaggiatore, vabbè, fa lo stesso. Un semplice maialino che russa, stuzzicato facilmente con un frutto. Non sono utili finché non vengono nutriti. Poverini! Alcuni crescono e ingrassano barcollando sulle loro zampine. E poi vengono mangiati. Ma cosa vuol dire no, sono inutili finché non mangiano? Che senso? Oh, aspetta, ce ne mancano ancora 5 di quei robi? Boh, mi mancano un sacco di cose per i dungeon. Non so dove andare, quindi probabilmente o possiamo provare ad andare avanti. Non mi ricordo da che parte era. Aspetta, 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 aspetta. Chi è? Quello però era nascosto, eh. Cioè, non mica lo vedevo quel frammento. Ci sono passato giusto di fianco. Mani raccolte intorno al fuoco, serale, allegre melodie di lucorna, cantando le promesse degli antichi. Casa sarà come ce la ricordiamo? Non so chi sei. Guarda che bellini, ci sono le ranocchiette. Ciao, piccole. Beh, sicuramente sono. Oh, ah. Guarda, ti dico, a me interessa solamente che questa pianta si mangi il frutto. Andiamo a svegliare il baghino. Ember era gelosa del maiale che russava tranquillo. Tirali un calcio. Facciamoci sto dungeon, ma poi pensiamo al maiale. Molto probabilmente lo dobbiamo svegliare col frutto. Lo dobbiamo portare lì alla pianta, come avevamo fatto la scorsa volta. Sentiero di rovina, sposta i pilastri. Cos'è? Come quell'altro? Non l'avevano già fatto una roba del genere? Ah no, con questo si spostano. The stranger couldn't take on Oh. more. Oh. Ok. Questo sembra già un pelino più complicato. Cioè, in realtà no, perché penso che sia il primo del suo genere. Però possiamo fare così. No, aspetta, io dove devo metterlo questo? Time to grow had Non c'era più passed. tempo per crescere. Allora, con questi io posso salire? Aspetta un attimo. Cioè, se io faccio così. O almeno.
se io li sposto. No? Questo è un problema. Calcolando che io devo andare là sopra. Scusa un attimo, questo è. Cercando di capire come attraversare. Anche perché di sicuro non devo arrivare lì. Scusa un attimo. Cioè, non posso salire sopra, vero? Però non ci sono neanche delle scale. Io non credo che questo debba andare lì, vero? A parte che mi sembra un casino complicato come situazione questa. Cioè, seriamente. Io sto spostando tutto a caso, eh. Non credo davvero di dover passare di lì. Anche perché questo qua, tra l'altro, non mi fa passare di lì. Sembra un po' una cosa. No, invece devo passare. Ok, chiaro. Ok. E mo? Io questo non. Questo più di così non va. Quindi l'unica cosa che posso fare è spostare. Non questo con me sopra perché non posso. Però questo può andare lì. Ah, aspetta, 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 ci sono. They settled into the Ok. soft moss Sì, ma and dimmelo che waited. posso salirci sopra. Porca vacca, questo era un po' complicatuccio. Perché tipo, non avevo capito che dovevo passare sopra quei robi. Va bene. Allora, questo dovrebbe essere il terzo. Me ne mancano quattro. Io non li ho visti. Oh, wow. Oh, c'ho una faccia. Allora, vediamo di fare le cose per bene adesso. Te vai giù e scendi da questa parte. E ok. In modo che io possa scendere le scale. Ti riprendo. Svegliamo il porceddu. Seguimi, porceddu. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Questo non è vestito, però. Vedi che questo è mezzo nudo. E ti vai a mangiare la pianta. Dai, bravo. Guardalo, 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 aggressivissimo. The Ember path. osservò il povero maiale liberare il sentiero. Ma che povero maiale che si sta mangiando pure il robo? Lo sta meglio di te. La lucorna si ripara da Shakes the fantasmi e world has been paure, formando il fashioned. mondo come lo desideriamo. I Vorrei urge my tanto che le mie companion compagne to si rest, riposino, but still ma they continuano a osservare stare tra at le the fire. fiamme. Le mie compagne. Io non capisco se si rivolge al femminile, forse perché sono anime. Allora, questo adesso possiamo spostarlo in modo che in teoria. Ah, ok. In modo che in teoria io adesso possa arrivare di là. Ah, di là c'è un altro pezzo, capito? Ma mi ci lancio io? O almeno spero. No, ok. No, pensavo che si potesse arrivare da un'altra parte. I nostri Where piedi we sono would be stanchi, le hours ore long. lunghe. Ci sarà molto da There fare would quando be much to arriveremo. do Dico when alle mie we compagne di arrive. coloro che aspettano a I casa. Non tell my sembra una sapere cosa companion of those rispondere. waiting at home. Come torno indietro? Did you Ah, ok, da qua. mention Ok. Non sembra esserci a nient'altro, a parte stone quel robo. golem Un golem di frozen pietra in the immobile nel lake? lago A ci miglia di un relic tempo from a dimenticato. forgotten Un golem di time. pietra? Questo sarebbe bellissimo vederlo in giro, al posto di quei cacchi di maiali che si mangiano tutto, poveracci, la nicchia. Io credo di essere ancora nello stesso luogo, però c'è un calderone. Sbaglio o il calderone avevano detto che era di qualcuno, di uno chef? La pentola si era raffreddata, il fuoco si era spento. E io sono una fiamma, quindi potrei provare ad accenderlo volendo. Perso nei pensieri, incontrare il sognatore. Anche qua c'è un Nothing the cook sognatore? made felt good enough. Hollow Knight, avete detto? Non riusciva a concentrarsi sulle giornate. Dobbiamo portare l'anima come l'altra volta. Ain't Chi è che avevamo curious in svegliato the la eye scorsa of a volta con storm the quest'anima che avevamo fragile figure? portato? Era del pescatore, se non sbaglio. Ma mi sembra una roba temporizzata questa. The praise of Quindi others was dovete hollow. aspettare il momento giusto. In realtà è una cagata. Cioè, cosa? The cook felt Davvero? numb and hurt Tutto d'un all at tratto il once. cuoco si sentì stordito e ferito. Calmo, che è successo? Ubriaco? Che ha fatto il cuoco? Toh, guarda qua. Guarda che bell'anima che ti ho portata. Questo è stato anche molto più semplice del pescatore. Non dovevo toccare niente io qua. E là? Ugui! Cuoco disse a bassa voce. Oh, ciao Hello, cappuccetto, little non ti boy. avevo visto. I must have lost Cappuccetto blu? myself for a Altra moment. storia? Devo essermi perso un po'. Devo essermi perso per un po'. Cosa c'era nel calderone? Cosa stai cucinando? Ah, It's supposed to be metanfetamina. nice, Com'è? Dovrebbe essere la nuova ricetta per la but it's zuppa. not Sì, ready. zuppa, It's not chiamiamola ready. zuppa.
Non è ancora pronta, non è finita. Profumo fantastico avvolse Amber. Sembri molto affamato, mi spiace. Assaggia questa, anche se devo ultimarla. È per una vera bomba. Che è la cosa più buona, non ha sapore, non è niente di speciale. Amber sperava che il cuoco credesse alle sue parole. Mi sembra che faccia sempre le stesse cose, ogni volta. Niente più sapore, sono bloccato. Ecco cos'è il blocco dello chef. Dimenticavo quanto è bello cucinare per gli altri. Non è ancora pronto? Inutile mentire solo per sentirsi meglio. Ok, probabilmente voleva solo qualcuno con cui mangiare, perché mangiare insieme è molto più bello che mangiare da soli. Il cibo è sempre più buono. Ricordatevelo, ragazzi. Se è quello che vuoi, posso provarci, ma mi servono ingredienti migliori. Qualcosa del mio frutteto potrebbe andare bene, se solo esistesse ancora. Mi sai dire di più sul frutteto? Sì. Cuoco faceva fatica a trattenere. Oh mio Dio, me l'ho chiesto del mio frutteto. Mi sono emozionato. Calla, i maiali sono entrati nel mio frutteto. Maledetti, schifosi. Stirpato tutto ciò che pezzenti. Tutto il mio lavoro è in rovina. Adesso li ammazzo. Prendi la chiave e vai a vedere. Io non ci riesco. No, no, ti porto direttamente il maiale. Vai tranquillo. Guarda se è rimasto qualcosa. Ma so già che non ci sarà nulla. Ma facciamo uno spezzatino, non è un problema. Ok, che se devo mangiare la zuppa devo prendere uno stinco di maiale. Voglia. Come ti prendo lo stinco di maiale? Dammi qua. Oh, aspetta. Vedi che ci sono queste cose segrete da qualche parte in giro? Dove mi apri il pezzo? Là sotto. E c'è un altro di quei diari. Siete un po' di male. Non posso scendere? Sì che posso scendere. Ah, c'è una pagina di diario segreta? Addirittura, la sacca è quasi deserta, le nostre provviste esaurite, il sapore di un buon pasto non si scorda facilmente. Ho dimenticato di ringraziare il cuoco. No, io l'ho ringraziato anche, penso, abbastanza. Se vediamo se mi dà il mio spezzatino di maiale. Oddio, cos'è sta roba, mo'?